Un polo di eccellenza per l'oncoematologia che si completa oggi all'ospedale di Miccoli di Barletta con l'annuncio che da settembre sarà possibile fare i trapianti. L'inaugurazione del reparto di ematologia è frutto di un progetto avviato dalla ASL Batte e dalla Regione anni fa con la creazione di un presidio specializzato nei servizi legati all'ematologia. La possibilità di compiere qui i trapianti di midollo consentirà ulteriormente di abbattere quella realtà dei viaggi della speranza, della mobilità passiva, che sono non soltanto un peso economico per la regione, sono soprattutto un peso in termini di disagio per le famiglie che devono cercare lontano quelle risposte che oggi cominciano a ricevere qui in Puglia. E per l'ospedale di Miccoli di Barletta è davvero un'escalation strabiliante. Una giornata importante che segue un'altra giornata altrettanto importante, quella che abbiamo vissuto insieme il 21 giugno. Barletta oggi diventa per davvero uno dei punti di eccellenza del sistema di approccio alle patologie oncologiche. Il reparto di ematologia dal prossimo settembre sarà trasferito dunque dall'ospedale di Trani a quello di Barletta, dove esistono già unità operative di oncologia medica e radioterapia, medicina nucleare e il servizio di radioterapia metabolica. Quando parliamo di patologia oncologica bisogna tentarle tutte e in qualunque maniera per riportarsi in casa pazienti che normalmente vanno fuori. Qualche giorno fa abbiamo dimesso il primo paziente di radioterapia metabolica che stava prendendo altre strade, grazie all'inaugurazione della notizia di stampa ha detto "Beh, anche in casa lo si può fare". Lo stesso discorso vale per i pazienti che hanno problematiche emolinfopatiche. Come medico, insomma, specialista di questo tipo di cose, non posso che sottoscrivere quello che il direttore generale ha detto. L'ospedale di Barletta è ormai un polo oncoematologico assolutamente completo e avanzato, e quindi la presenza dell'ematologia non è altro che la naturale chiusura di questo cerchio, che ha il compito di offrire questo tipo di assistenza ai pazienti che hanno questo tipo di patologie. L'ospedale di Barletta fornisce oggi una qualità elevata e in assoluta sicurezza per i pazienti stessi, che è il compito principale di chi amministra la sanità. Per quanto riguarda noi, dal punto di vista più tecnico, la possibilità di eseguire in questo ospedale i trapianti di midollo è una possibilità che attendevamo da tempo, e io per questo voglio ringraziare tutti coloro che ce l'hanno permesso,